Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte dice supereremo tutto se sapremo fare altri sacrifici e vuole un voto sugli aiuti dell'Unione Europea. E che è giusto, così si toglie da questo problema e questo angolo dove si è cacciato, perché ha voluto fare tutto da solo, decido io, faccio io, Mattarella gli ha detto condividi, e il PD gli ha detto condividi, no, niente da fare. Ha fatto delle finte cabine di regia, ha fatto delle finte riunioni con col centrodestra, ma era solo una farsa, perché lui dice io faccio la sintesi, io sono la massima autorità di governo, sento tutti e poi decido io da solo. Quindi non è un governo di condivisione questo, non è un governo dove il Presidente del Consiglio, in questo momento particolare e grave, cerca condivisione tra le forze politiche. Dice il governo è di centrosinistra, io sono il capo di questo governo e decidiamo noi. Questa è la sintesi. E poi dice non ci si può aspettare soldi a pioggia, visto l'altissimo debito pubblico da fronteggiare. In effetti il debito pubblico italiano, a parte la percentuale, 150% del PIL in questo momento, a parte la percentuale che in Europa è la peggiore solo dopo la Grecia che è al 180, però se guardiamo in soldoni la Grecia è un'economia 10 volte più piccola dell'Italia, quindi quel 180% sul debito è una percentuale, ma il suo debito in confronto quello dell'Italia non è nulla. Quello dell'Italia è il 180% della produzione di ricchezza al PIL della terza economia europea, perché la prima è la Germania, la seconda è la Francia e la terza è l'Italia. Quindi la terza economia che regge l'Unione Europea e l'Eurozona ha un debito che sta diventando insostenibile, perché per continuare a pagare debito più interessi, devi continuare a fare debito, devi chiedere soldi, chiedi sempre più soldi che devi restituire con gli interessi, quindi non ci saranno mai dei soldi in più, dici guarda, sono avanzati questi miliardi, abbassiamo il debito, no, facciamo i redditi di cittadinanza, manteniamo 1 milione di persone, al posto che abbassare il debito pubblico, che comporterebbe avere più soldi in cassa per affrontare emergenze, per affrontare qualsiasi cosa, terremoti, o rifare, non so, i ponti che si stanno sbriciolando, i viadotti. Quindi è un paese vecchio che si deteriora sempre di più in maniera inesorabile. Oggi, domani, Conte comunicherà agli italiani con una solita diretta Facebook che poi sarà fatta dalla Presidenza del Consiglio, poi a reti unificate in televisione, dovrà parlare agli italiani sulla fase 2 dell'emergenza, ma anche su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché attenzione, quando questi contagi scenderanno, non è finita, perché questi contagi possono riprendere da un giorno all'altro, perché il vaccino non c'è e non c'è nessuna certezza che si diventi immuni dopo averlo preso, anzi forse ci sono tanti casi accertati dove le persone si sono riammalate di nuovo, ci sono state delle ricadute. Quindi quello che viene chiamato il cigno nero, questa malattia, dice, ma arriverà questo cigno nero? Questo, dicono, è il cigno nero, che ha colpito duramente non solo l'Italia, ma tutto il mondo in termini di morti, quindi di vite umane, ma in termini anche economici, drammatici, affossando la nostra economia in maniera pesantissima e inimmaginabile solo qualche settimana fa, perché si prevede un PIL in discesa nel 2020 del 15%, qualcosa di inenarrabile. Quindi Conte parlerà agli italiani parlando di un
di un atteggiamento da assumere, dei provvedimenti lunghi che dovranno colmare i danni, se riusciranno, fatti da questa malattia. Quindi è un provvedimento a medio-lungo termine. Il vaccino, se va bene, sarà pronto per Natale. Ci sono ancora 8 lunghi mesi, quindi non c'è il 4 di maggio il liberi tutti. E non si può neanche tantomeno rimettere in piedi completamente un'economia che stentava ancora a riprendersi dalla crisi del 2008 e del 2011. C'è stata una successione di crisi, 2001, 2008, 2011, 2020. Diciamo che in un ventennio ci sono state 4 gravi crisi con diversa natura. E così il 4 ci saranno ritrovati i diritti di spostamento degli italiani parzialmente, riaperture parziali, monitorate in modo giornaliero, comune per comune, regione per regione, il cui Presidente del Consiglio farà presente la reale situazione del paese, in cui nessuno purtroppo può aspettarsi soldi a pioggia, visto l'altissimo debito pubblico che dobbiamo fronteggiare, come dicevo all'inizio del video. Quindi oggi, questa notte, forse domani, a momenti, si aspetta appunto questo ennesimo comunicato agli italiani indicando le date delle prossime riaperture, le nuove regole, raccomandazioni, ma non è un liberi tutti, cioè dal mezzanotte un minuto del 4 maggio tutti in giro a festeggiare. Non è così, non è così, non è l'annuncio di Corrado che parlando alla radio annunciava la fine della guerra, no? Dicendo le forze armate tedesche hanno rassegnato forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. No, qui la malattia non si è arresa, sta andando avanti giorno dopo giorno. C'è un rallentamento, ma la curva può riprendere in qualunque momento. Conte ha parlato con le parti sociali, gli enti locali, la maggioranza, con tutti gli attori possibili coinvolti nell'emergenza, tranne che con l'opposizione politica. Quindi diciamo l'opposizione, che è assolutamente la maggioranza in Italia, è a circa il 48%, dall'altra parte siamo a un 40%, quindi diciamo che ha parlato con tutti tranne con chi doveva parlare. E questo piano poi alla fine lo vuole condividere con i governatori delle regioni in modo che tutta l'Italia sia compatta nel attuare questa fase 2. Intanto ieri per la prima volta i decessi sono 413, quindi in discesa, ma comunque stiamo parlando di oltre 400 persone decedute a causa della malattia o delle complicazioni che può portare la malattia. Uno studio dice questo, e lo dico per i negazionisti che vedo anche nei commenti dei video, i numeri, tutta una farsa, ma anche Vittorio Sgarbi dice 25.000 morti, non è vero, non è vero. Il 95% sono morti di altre patologie. Lo studio che vi volevo rendere partecipi è quello che dice che tutte queste persone, la maggior parte che sono morte, non sarebbero dovute morire adesso, ma una media di almeno altri 13 anni di vita tra le diverse patologie. Invece sono state colti, presi di sorpresa da questa malattia che ha aggravato le loro patologie. Quindi dire che non è vero che è colpa di questa malattia è falso. Cioè queste persone non dovevano, tutte quelle che la maggior parte non dovevano crepare adesso. Avevano di media altri 13 anni di vita. Quindi bisogna anche vedere la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita.
Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.